una storia lunga 800 anni, dall'arrivo dei primi frati a San Giovanni d'Acri ai nostri giorni. Attualmente la custodia di Terra Santa opera nei seguenti paesi: Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto e le isole di Cipro e Rodi, in Grecia. In essa lavorano circa 300 religiosi, 8 secoli, come guardiani dei luoghi santi della Redenzione. Oggi i frati custodiscono 70 santuari e sono presenti in 50. È uno stare anzitutto per dare lode a Dio nella liturgia. Per il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, questa presenza francescana di 8 secoli in Terra Santa ha tutto a che fare con la memoria. Stare nei luoghi della memoria, che sono i santuari dell'incarnazione e della redenzione. Bisogna stare nei santuari prima di tutto per render lode a Dio, e per questo stiamo nei santuari anche quando non vengono i pellegrini, perché il primo motivo è proprio riconoscere ciò che Dio ha realizzato. Pensiamo a quello che ha realizzato a Nazareth, ha colmato la distanza che lo separava dall'umanità, o quello che ha realizzato a Betlemme, si è manifestato a noi col volto di un bambino, o quello che ha realizzato nei vari santuari che sono custoditi qui a Gerusalemme, dal Cenacolo al Getsemani, al Calvario, all'edicola del Santo Sepolcro. Sono tutti luoghi nei quali Dio ha realizzato qualcosa che ha cambiato la nostra storia. Per salvaguardare i luoghi santi e per amore alla parola di Dio, i frati hanno dovuto anche farsi archeologi, toccare le pietre che testimoniano la memoria di un evento di salvezza, che è stato luogo di venerazione nel quale le generazioni che ci hanno preceduto hanno pregato. Dal Monte Nebo, memoriale di Mosè, l'amico di Dio, che è stato riaperto l'anno scorso dopo un periodo di chiusura per restauro, fino ai principali santuari della Redenzione. Il primo compito dei francescani nei luoghi santi è stato quello di continuare la preghiera sul posto, di mantenere il culto. Più moderna è certamente la storia della ricerca archeologica, perché l'archeologia è una scienza moderna. I francescani hanno partecipato di questa esperienza culturale della ricerca archeologica nella Terra Santa e hanno partecipato cercando di utilizzare gli stessi metodi usati da altri archeologi professionisti che visitavano i luoghi santi. E perciò hanno frequentato le università, hanno fatto studi, hanno ricevuto titoli nel campo archeologico, in maniera da poter fare questa ricerca in maniera professionale, sistematica e seria. Sono molti gli archeologi che durante i secoli hanno dedicato la vita per portare la luce ai luoghi che possiamo visitare oggi. Tra questi, padre Bellarmino Bagatti, padre Virgilio Corbo, padre Michele Piccirillo, padre Pietro Casvalder, padre Stanislao Loffreda, che insieme a padre Corbo ha lavorato a Cafarnao, diventando così testimone oculare di una delle più belle scoperte nella città di Gesù. E lì ho sentito proprio che come archeologo mi devo confessare, mi sono un po' commosso. Vedevo che quello che avevano detto nelle fonti letterarie corrispondevano. Dice che la casa di Pietro fu trasformata in chiesa, e se non vedeva più la casa. Però, dice, la casa è così com'era in antico. Ogni giorno c'è spazio per l'animazione liturgica a Betlemme, Nazareth e al Santo Sepolcro.
noi abbiamo i cristiani di Nazareth che hanno un amore, un grande amore per il luogo dell'Incarnazione, per la Basilica dell'Annunziazione, e anche i pellegrini di tutto il mondo che vengono qui. Vengono qui per, non solo per conoscere, per fare esperienza di Dio, e si commuovono proprio qui nel luogo dell'Ic, no? Dell'incarnazione del Verbo, nel luogo dell'Incarnazione, nella casa della Vergine Santissima. Noi abbiamo poi una programmazione, oltre alla parrocchia, per i cristiani locali, la messa ogni mattina, ma non solo, abbiamo l'Angelus tutti i giorni a mezzogiorno, abbiamo anche la fiaccolata, la processione luminosa, e l'adorazione il giovedì, e il martedì anche il rosario della Santa Famiglia. Tutte queste celebrazioni sono trasmesse per diverse TV cattoliche del mondo e per la web TV del Christian Media Center della Custodia di Terra Santa. Ripercorrere i luoghi della passione, morte e resurrezione di Cristo ogni giorno. Alle 4 del pomeriggio la piccola comunità francescana del Santo Sepolcro e i tanti pellegrini che giungono presso la Basilica si uniscono per rievocare l'importanza della devozione alla croce. Da tanti secoli, veramente. Da tanti secoli i frati celebrano questa processione. Nella forma è un po' cambiata, ma sempre si è pregato pensando a quello che Gesù Cristo ha fatto qua. La sua morte, la sua resurrezione, l'incontro con Maria Maddalena, l'incontro con sua madre. Con questi pensieri i frati hanno da sempre pregato. Una processione che inizia e termina nello stesso luogo, ossia la Cappella del Santissimo Sacramento, e ripercorre le 14 stazioni della Via Crucis, un momento fondamentale nella vita della comunità della Basilica. Anche al Getsemani i pellegrini, attraverso una prenotazione, possono partecipare all'ora santa nella Basilica dell'Agonia di Gesù. Ogni venerdì, alle 15 in inverno e alle 16 in estate, i frati francescani con i fedeli di Gerusalemme e i pellegrini fanno memoria del cammino fatto da Gesù. La Via Crucis, nel senso attuale del termine, risale al Medioevo. Al clima di pietà verso il mistero della Passione si deve aggiungere il rifiorire dei pellegrinaggi a partire dal XII secolo e la presenza stabile dal 1233 dei frati minori francescani nei luoghi santi. Fra le strade di Gerusalemme si snoda il percorso della Via Dolorosa, la via che vide Gesù dirigersi verso il Calvario caricato della croce. 9 stazioni si incontrano lungo il percorso che conduce al Santo Sepolcro, dove sono raccolte le ultime stazioni.